You're M2O, here's a story about a little guy that lived in the dual core. And all day and all night and everything he sees, he just blew like him inside and outside. M2O with the blue little window and a blue Corvette. And dual core is here for him and himself and everybody around, cause he ain't got nobody to listen. Eccoci, madame, messieurs, signori e signori, Damen und Herren, è una puntata speciale della storia della dance, ormai ne stiamo parlando già da settimane. Con noi è soprannominato lo Steve Jobs della dance, attenzione, non italiana ma mondiale, sarà una puntatona perché ha un sacco di chicche da raccontarci, il fondatore della Media Records, una delle persone, dei personaggi più importanti che abbiamo nel nostro paese. Un applauso a Gianfranco Bortolotti! Grazie. Ammazza. Hai visto che presentazione? Che miseria, devo parlare americano per... Assolutamente. Senti, sapevo, io ti preparavo una targhetta perché voglio farti il cavaliere della dance, della musica elettronica. Sai che c'è il cavaliere del lavoro, dovrei... Anni fa avevo proposto di fare un albo dei produttori di musica, però... Niente. Abbiamo un viaggio straordinario attraverso la tua carriera fantastica. Signori, questo personaggio lunghissima, più che fantastica, lunghissima e fantastica, perché insomma hai creato davvero un sacco di hit. Abbiamo creato anche, perdona la ripetizione, un cappello iniziale per far sentire cosa hai fatto, ok? Cappello, cappella, vedi? Signori, vi ricordiamo che siamo anche in diretta sul nostro Facebook ufficiale, quindi ci potete anche guardare. Dino Brown al microfono, ciò che rimane di Luca Martirelli al mixer, con noi, e lo ridico ancora una volta oggi, la storia della dance, Gianfranco Bortolotti. Gianfranco Bortolotti, super ospite della storia della dance. Il fondatore della Media Records, una delle etichette più importanti del mondo. Pioniere del Made in Italy, nella sua carriera ha prodotto centinaia di hit. Ha portato al successo progetti come Cappella, Clubhouse, Anticappella, 49ers, Antico, ha contribuito al successo dei DJ più importanti d'Italia, tra i quali Gigi D'Agostino. Mauro Picotto. Mario Più. E tanti altri. Gianfranco Bortolotti, super ospite nella storia della dance. Dual Core.
1987, Cappella con Bauhaus. Oggi percorriamo 30 anni di storia della dance. Se hai acceso la radio solo adesso e sei un fan degli anni 90, 2000, anche degli 80, con noi una pietra miliare, Gianfranco Bortolotti, che appena è partito Bauhaus mi ha detto: questo è il disco che mi ha cambiato, che mi ha cambiato la vita. Più precisamente mi ha cambiato la vita Pampa de Valium. Eh sì, dei Mars. È stato Pampa de Valium che mi ha spinto a ritornare in Europa mentre ero in vacanza. Ho sentito questo pezzo, ho pensato: devo tornare, questa è la mia, questo è il mio sound, questo è il mondo che voglio io, che prediligo. E certo, questo finalmente ho trovato, perché io ho già qualche anno che facevo le cose. Questo è proprio quello che volevo io. Certo, torniamo un attimino indietro, perché la prima domanda che io ho fatto a Gianfranco, dico: ma tu come sei partito? Cioè, facevi il DJ, facevi il produttore? Mi ha detto: assolutamente no. Vuoi spiegare la cosa bella del DJ? Sì, io facevo il rappresentante per vivere come tutti i giovani di oggi. Sì. Ero uno studente fuori corso all'università e mi barcamenavo tra un negozio di dischi e le discoteche, come del resto tutti quelli di oggi che possono permetterselo. Certo. E dato che facendo il rappresentante guadagnavo abbastanza bene e dato che ero l'universitario di un gruppo di amici che frequentava un negozio di dischi, io diventai per loro il commerciale. Certo, quello che vendeva i dischi a loro. Quello che vendeva i dischi. Meraviglioso. Quello che andava dai grossisti, il vecchio, il carissimo, purtroppo ormai è scomparso, Lombardoni, sì, e gli portava il disco da sentire, faceva la trattativa, si faceva dare i soldi. Tu parli bene, vai tu che parli meglio di noi. Eri l'intelligente del gruppo, l'intellettuale del gruppo. Quindi, primi anni 80, Gianfranco frequenta degli amici, uno di questi fa il DJ, strimpellano, fanno due dischi. Lui, che è il più brillante del gruppo, dice: ragazzi, ve li vendo io. Solo che la cosa comincia ad andare bene, perché sei bravo. Molto bene. Adesso io penso che fossi più bravo io a vendere i dischi che loro a farli. Ah, dici che era delle giopeche? Era delle giopeche pazzesche. Sì. Eppure riuscivi a prenderli. Però riuscivo a portare a casa soldi molto importanti, finché a un certo punto decisi di provare a investire io. Certo. Se riesco a guadagnare dei soldi vendendo ciofeche, si sa mai. Li faccio io, certo. Se è una ciofeca guadagno comunque. Certo. È bello, faccio anche successo. E da qui l'inizio della mia storia. Ecco, però lui a un certo punto poi fa un viaggio in America, più precisamente sei andato a New York. Ero a New York, perché... no, il progetto era attraversare l'America, ma ero appena arrivato a New York e mi capita di essere casualmente folgorato da Pump Up the Volume. Sì, ero a Tower Records lì, fra la Fourth and Broadway. Tra le altre cose, la Fourth and Broadway sarà proprio l'etichetta che pubblicherà 49ers successivamente. È tutto linkato, è tutto legato. Linkato. Quindi voi vi immaginate Bortolotti che vendeva comunque musica anni 80, possiamo definirla Italo Disco? Cosa c'era negli anni 80? Era un tentativo di Italo Disco. Era un tentativo di Italo Disco. Stiamo parlando dei primi, io mi vergogno un po' di queste cose. Vabbè, ma devi dirci tutto, Gianfranco, ormai sei qua. I giochi, se vanno su Discogs, cambiano idea. No, assolutamente. Gianfranco Bortolotti arriva a New York, sente questo disco qua, dice: e allora, ripensando ai dischi ciofeca che fanno gli amici, dice: scusa, io mi immagino di essere te, per un giorno faccio Gianfranco Bortolotti. Sono entrato nel negozio, sento questo disco, penso a quelli che stavo facendo io e dico: ho sbagliato qualcosa. E quindi lì ti sei innamorato della musica house, dici? Anche dei soldi, perché se facendo ciofeche, che erano meno ciofeche di quelle che facevano gli amici, sì, all'inizio, sì, ma restavano comunque mezze ciofeche, insomma, guadagnavo dei soldi al punto da potermi permettere di fare le vacanze con la fidanzata in America, ho pensato: se porto questo sound che ha molta più energia, è molto più moderno, contemporaneo e quant'altro in Italia, faccio un massacro. E hai fatto un massacro, quindi ci hai visto lungo. Stiamo parlando dell'86, 85, che anno sei andato? Allora, ero l'estate dell'87. Estate dell'87, torna in Italia e dice: facciamo una canzone, Bauhaus, quella che avete sentito. Nasce il progetto Cappella ed è lì che è nata lì la Media. Era già nata la Media Records. Tu ti eri già staccato o ti sei staccato dopo? No, diciamo che c'era una Media Record che era distribuita da Disco Magic. Sì. Era un'etichetta, diciamo, in house, come si dice negli Stati Uniti. Non era un'organizzazione mia. E sfruttavo praticamente l'organizzazione del povero Lombardoni. In questa occasione io ho pensato che era il momento, cioè, avendo questo disco tra le mani, particolarmente è figo, successo, sì, no? Perché noi abbiamo realizzato subito che il disco fosse molto molto forte,
quando, facendo il giro dei grossisti che ero abituato a fare per vendere le ciofeche, ogni grossista, ai tempi in cui si vendevano 2-3 mila copie di un vinile 12 inch, sì, me ne chiedevano 15-20 mila. E quindi esclusive, come nel caso di Lombardoni, di 50.000 pezzi. Mazza. Cioè, stiamo parlando 100 volte quello che facevano gli altri. E quindi esce Bauhaus, grande successo. Lì Bortolotti si accorge e dice: ragazzi, qui andiamo bene. Non a caso arriva in top 60 in Inghilterra. Più alto. 40, top più 40. A top 40 in Inghilterra. E dice: sai che c'è, ci ho preso gusto, ne faccio un altro. Esce nell'88 Eliom Halib, sì, secondo progetto dei Cappella. Questo però arriva al numero 11 in Inghilterra. Eliom Halib era questo qua. '88, il secondo pezzo dei Cappella si chiama Eliom Halib e va anche meglio del primo. Stiamo parlando di, adesso mi è morta la maestra di matematica alle medie, sono 29 anni fa. Gianfranco, quanti anni avevi 29 anni fa, scusa? È un modo elegante per chiederti l'età. Quanti anni hai? Quanti anni hai, Gianfranco? Diciamo 18. 18, sì, sì, sì. Quindi, facevo l'università, quindi uno può arrivarci da solo. 24, 20, 25, sì, adesso. Meno, sì. Ecco, io non l'ho fatta per quello, non so l'età dell'università. Eliom Halib, Cappella che va benissimo in Inghilterra e nel frattempo nasce anche un altro progetto che andrà a conquistare l'America, perché Bortolotti mica si è fermato all'Inghilterra, siamo solo all'inizio. No. C'erano i 49ers. Più grande. I 49ers. Ci sentiamo una tripletta da paura, come direbbe Prezioso. Touch Me, Don't You Love Me e Move Your Feet. Dual Core su M2O. Yeah!
Dance su M2O. Move Your Feet, che goduria, prima Don't You Love Me, ancora prima Touch Me, il suono inconfondibile della storia della dance, l'appuntamento che puoi ascoltare sulla radio più energica d'Italia. Dino Brown al microfono, con me il grandissimo Gianfranco Bortolotti, che quando va la musica mi racconta certe chicche. Abbiamo fatto una telefonata con Gianfranco, è durata un'ora, in realtà io dovrei stare un anno al telefono. Io, se volete, tengo quattro delle settimane. Ma vieni ogni settimana a fare bellissimo spec in radio. Bello, bello, bello. Bellissimo. Senti, mi dicevi di Move Your Feet, che è la prima volta che passate in radio, hai dovuto ordinare 100.000 vinili. Eh sì, nel periodo in cui la media dei dischi venduti era, qui stiamo parlando già del tempo di Move Your Feet, quindi un pochino più avanti, sì, la media era sui 7-8.000 dischi per un successo medio di un'etichetta media, non Media Records. Media, sì, sì, media di italiana, sì. Noi ne pubblicavamo 80.000, 90.000, 100.000 come in questo caso. Tra l'altro mi dicevi questo che... era una, non mi ricordo se era una tripletta o addirittura una cinquina, una manita, come si suol dire, perché avevamo DJ Professore Zappalà, che We Gotta Do It, grande disco. Avevamo i 49ers, penso che avessimo fatto 4-5 antico Win It Free, ci arriviamo 4-5 dischi consecutivi da 100.000 copie, porca puttana. Ma infatti mi fa ridere che andava dai distributori a chiedere 100.000 copie, i distributori dicevano: che cazzo dici, non li fa manco Vasco Rossi. Sì. E lui: sì, dovete farmeli perché me li chiedono. Straordinario. Sì. Che bello. Sì, Gigi D'Agostino, nel periodo per esempio di Gigi D'Agostino, lui come marchio, come nome, come un personaggio pubblico, sì, era fra i top 10 d'Italia. Cioè, la faccia della televisione, la faccia di... Davvero. Un lavoro pazzesco. La forza della musica. Allora, un po' di chicche, un po' di classifiche. Ricordiamo che Touch Me arrivò al numero 1 in America per 2 settimane, il 7 aprile e il 14 aprile 1990, ed è passato davanti, ha spodestato dalla cima della classifica una certa Madonna, non so se l'hai mai sentita, una sconosciuta con Keep It Together. Mica, qua mi devi dire una cosa. Cioè, quando ti hanno detto: Gianfranco, guarda che Touch Me ha superato Madonna, ti sei stupito, no? Già lo sapevi, secondo me lo sapevi tu. Che cazzo vuoi che ti risponda? Non so cosa rispondere. Beh, l'euforia era tanta. Non credo. Ricordo nemmeno le emozioni del momento. Ricordo in generale, noi siamo stati in apnea praticamente dal 1987 al 2004. Eh sì. Perché sempre, costantemente, consecutivamente ha avuto successo. Tutti successi. Perché era il metodo che funzionava. Eh certo. Di cui poi parleremo. Magari. Parleremo, perché tanto la puntata è lunga. Touch Me appunto al numero uno, ma a Bortolotti non bastava, perché nello stesso anno, 1990, estate, sempre in America, Don't You Love Me arriva al numero uno il 7 e il 14 luglio. Vedi, sempre le stesse date. E passano davanti a En Vogue con Hold On, e viene spodestata. Prego, prego. Volevo interrompimi quando vuoi. Volevo sottolineare una cosa. Queste sono fonti Billboard, immagino. Sono fonti Billboard, sì. Ecco, perché adesso sai che le classifiche le fanno tu. No, sono fonti attendibili, eh. Non è iTunes, non è Autobuy, non è un cazzo, esatto. Non c'è. Attenzione, perché la cosa bella per il Made in Italy è che Don't You Love Me viene spodestato solo da chi? Da questi qua. Grande disco. I Black Box. È grande.
grandi produttori. Grandi produttori, sempre made in Italy, ragazzi. Sempre made in Italy. Tra le altre cose, il loro primo pezzo, quello che li ha fatti esplodere, è l'unico pezzo italiano del tempo che mi scappò. Ride on Time, dice. Io lo volevo a tutti i costi, e quando Daoli arrivò al Walkie Cup, dove io avevo tutti Zappalà, DJ Professor, Walkie Cup, ricordiamo l'Aquafan, i Fratelli Prezioso, e adesso non me li ricordo nemmeno tutti, ma c'erano tutti. Il settimo di quei sette finalisti del Walkie Cup era Davoli, e ovviamente io volevo il suo disco, non solo perché mi piaceva, ma anche per fare il team intero, no? Certo. E invece è scappato l'amico Lombardoni, che abbiamo già citato più volte oggi, che aveva veramente orecchio. Grande Lombardoni, veramente. Disco Magic, ricordiamo. Allora, noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, se no il direttore mi licenzia qui in diretta. Quindi dopo la pubblicità torniamo con il progetto Clubhouse. Ci ascoltiamo Yeke Yeke, Deep in My Heart, altra numero uno in America, Light My Fire e Nowhere Land. Durante la pubblicità sto parlando degli amici che ci stanno guardando su Facebook, domande a raffica a Gianfranco Bortolotti, che se riusciamo vi risponde, ok? A fra poco! Ok, vi facciamo sentire un po' di musica e tanto, insomma, ascoltate l'onda, potete ascoltare sia su Facebook e ovviamente in radio, cazzo, sembra che siamo più su Facebook. Vai! Con Nowhere Land, prima abbiamo ascoltato Light My Fire, Deep in My Heart e Yeke Yeke, una puntata speciale della storia della dance. Con noi il creatore dei Cappella, dei Clubhouse, dei 49ers, colui che ha scoperto Gigi D'Agostino, Mauro Picotto. Ma quante c'è? Mario Più, sembra che hai vissuto 80 anni già. Come hai fatto a fare tutte queste cose in poco tempo? Beh, in effetti sono il Matusalemme degli studi di registrazione, che ne avevo 16, quindi qui e 4 in Inghilterra. Quindi io vivevo praticamente negli studi. Allora, io vorrei evidenziare una cosa per tutti i DJ, quelli un po' più giovani che ci stanno ascoltando. Questa è una puntata, insomma, che io immagino tutti i DJ con l'orecchio appizzato, come si dice a Roma, in modo particolare chi negli anni 90 c'era e chi conosce Gianfranco. Quest'uomo che ho qui di fronte è davvero un cavaliere della musica dance. Cioè, tu sei tutto quello che noi abbiamo ascoltato in 15 anni di musica. E grazie a te anche, se certi prodotti arrivavano in
Italia, e grazie a te se certe persone sono diventate quello che sono, e grazie a te se insomma le emozioni che noi abbiamo grazie a questo tipo di sound ce le porteremo dietro una vita intera, cazzo, perché i giovani di adesso non ce l'hanno quello che avevamo noi negli anni 90. I giovani di adesso la stanno vivendo adesso, sono tornati gli anni 90, eh sì, quindi molte cose che loro oggi ballano non sanno che probabilmente sono originate da noi, o direttamente o indirettamente, perché ovviamente noi davamo ossigeno a tutto il mondo discografico italiano. Attenzione. E anche europeo, direi, non solamente italiano. Assolutamente. Ricordiamo che il signor Bortolotti arrivò di nuovo al numero uno in America. Allora, facciamo un po' di classifica, giusto perché tu te le ricordi, ma gli altri no. Ricordo vagamente. Clubhouse, numero 6 in Italia. Nowhereland, il 42esimo disco più venduto nel 95. Deep in My Heart arriva al numero uno in America il 10 agosto del 91 e tira giù un disco dei KLF che si chiama 3 AM Eternal. Questo qua. Che poi io pubblicherò in Italia. Che poi Gianfranco ha ripubblicato. Certo. Cazzo, sei una montagna, tu sei. Sì, magari ci siamo anche dimenticati di citare altre cose fantastiche, tipo Felix. Oh, Don't You Want Me. Don't You Want Me. Hai portato anche tu in Italia. Io credo che Felix sia stato il disco della Media Records che ha venduto di più in assoluto nella storia dei vinili italiani. Ammazza. Sì. Stiamo parlando del 92, Felix, giusto? Forse un po' prima? Era il periodo di You Got to Know. Sì, You Got to Know. Sì, sì. Probabilmente 91-92. Che bello. Poi tu hai portato in Italia anche i Prodigy, Speedy J, Tiesto, Armin Van Buuren, cioè Entrance, grandi di Entrance, con Staying Alive, Riccardo Da Force. C'è un sacco di gente che ti sta scrivendo in tempo reale. Oh, che, tra l'altro, chiediamo scusa a tutti quelli che magari insomma vogliono sentire un pezzo particolare, ma per quanto riguarda Gianfranco i pezzi sono troppi, quindi in due ore a malapena ci stiamo, ecco. Senti, ti posso fare una domanda? Certo. Qual è il progetto che ha venduto di più? Perché ci arriviamo adesso e ce le balliamo tutte quante. Beh, direi Cappella sicuramente. La saga di Cappella è stata una cosa mondiale a tutti gli effetti. Per quanto riguarda i gruppi, Europa, Cappella, America, tutto. È quella a cui sei più legato, i Cappella? Come gruppo, intendo. Come gruppo sicuramente. E poi, tra le altre cose, si stanno tuttora esibendo negli anni 90. Sono ancora un gruppo che va in giro, fa 50-60 serate all'anno. Tra l'altro la cosa bella degli anni 90 è che poi, quando dovevano andare... Stiamo anche pensando di produrre il nuovo singolo. Dei Cappella? Sì. Ma oggi me le dici tutte le chicche, eh? Stiamo anche pensando a quello. Mi prometti una cosa? Negli anni 90 le mandavi ad altre persone. Posso essere il primo ad ascoltarlo, certo, dei Cappella? Me lo prometti qui davanti a tutti, siete eh? La mia radio preferita. Oh! Anche per Target. Oh! Approfitterei per ringraziare anche quelli che ci seguono, ci sono molti disc jockey, come ho detto, di First Planet, di nostri... Sì. Che sono diventati praticamente parte della Media Records anche loro, sì, anche se sono della sorella ingegnerizzata, cioè dell'intelligenza artificiale della Media Records, e non più della mia, fortunatamente. No, però ricordiamo una cosa, Gianfranco è stato veramente molto gentile col sottoscritto, perché dovete sapere che lui non è un passatista, poche volte, raramente hai parlato di cose, sì, del passato. Sì, non amo parlare del mio passato. E oggi mai fatto del futuro, sì. E nel futuro, che tra l'altro è First Planet, dedicheremo un ampio spazio a quello che stai facendo. Mi piacerebbe adesso. Molto, sì. Assolutamente, sì. Che cazzo, parliamo solo di passato? Sembra un premio alla carriera, così. No, sai, no, di quelli? No, ecco, capito? Il premio alla carriera è l'ultima cosa che vorrei nella vita. Perché... Vedo che ti stai toccando i maroni. Sì, non... quando ti danno il premio alla carriera devi andare in pensione, sei morto, sei finito. Signori, io vi invito ad alzare la radio come non mai. Cappella, You Got to Know, Move On Baby, Move It Up, You and Me, You Got Let The Music. Dual Core. Possessed by it back.
groove or not. And if it is kind of rock, I'll rock you. Anyway, I can do it with or without you. Get your shoes, do what you wanna do. And if you ask who, I'll say you. Now you know what's up. You and me forever, non-stop. Prima c'era You and Me, Move It Up, Move On Baby, You Got To Know. È una puntata speciale della storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando con Dino Brown al microfono, Luca Martinelli al mixer, con noi quello che li ha creati, Cappella. E mi hai sempre detto, è il progetto di cui vado più fiero. Quante copie hai venduto? Impressionante. Quei Cappella è impressionante. Non lo dico perché l'agenzia dell'entrata è qui di fianco. Eh sì, perché occhio che a Roma qui, soprattutto sulla Colombo, qua c'è tutto, si ha l'agenzia dell'entrata, finanza. E meglio non dire niente. Meglio non dire niente, però sono milioni, tanti milioni. Che bello, ragazzi. I dischi fisicamente palpabili. Certo, poi tra l'altro singoli. L'Inghilterra con i Cappella, cioè tu dai tempi di Bauhaus sei stato, diciamo, in sono top 10. Sono 10 o 11 in totale i Cappella che hanno funzionato. Sempre la in Inghilterra. La saga completa dei Cappella. Che bello, ragazzi, che bello. Tra l'altro vuoi ricordare chi c'era poi dietro i Cappella? Ti ricordi chi era destinato a quel progetto? Ce ne avevi tantissimi, i produttori, i DJ, chissà. Beh, allora la storia di Cappella è abbastanza complicata, perché l'ho iniziata io con Bontempi, con questa cosa di Bauhaus, sì. Bontempi che ai tempi era un produttore della DVA, se non ricordo male, sì. Di Zanetti. Di Robix, sì. Esatto. Dopodiché l'ho fatto io praticamente con i ragazzi che iniziavano nei miei studi di registrazione la loro carriera, certo. Da produttori. Certo, certo. E poi via via, a seconda del pezzo o delle caratteristiche del pezzo che si adattavano di più a un produttore piuttosto che a un altro, dei 10-15 remix che ogni volta di ogni pezzo ne facevamo, sceglievamo quello che dava come risultato più, secondo me, più intonato, diciamo, all'importanza dell'artista. Questa è la tua più grande dote. Tra poco parleremo di come si lavorava alla Media Records, perché il successo di 16 studi di registrazione, tanti ne aveva questo signore che c'è qui di fianco a me, dipende in modo particolare da lui, perché era lui che poi, a seconda del pezzo, individuava il produttore che riusciva a portarlo meglio a concepimento. Facevamo il matching. Il matching. Certo. Quello che oggi qualunque applicazione d'amore, diciamo, per adolescenti, sì, 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 fa, cioè, dicendoti sei di quel segno piuttosto che di quel Tolomeo, no? I Caldei citiamo anche, sì. Diciamo, dimostriamo di essere intelligenti. Ammazza, qua è proprio intelligente. Radical Chic, qua pigliamo sul Radical Chic. Super Radical Chic, sì.
quello che Tolomeo raccontava di fare, se facciamo le stelle, diciamo, delle nostre relazioni personali, io lo facevo nei miei studi di registrazione, quindi a seconda del pezzo, a seconda dell'obiettivo, del territorio e a seconda delle caratteristiche del produttore li distribuivo. Nel caso specifico questi pezzi suonavano così perché avevamo Max Persona, che era uno dei ragazzi di Verona, che era molto 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 bravo tecnicamente. Era quello che faceva questi dischi, suonano ancora oggi così, cioè, assolutamente. Salutiamo anche Max Persona, sicuramente ci sarà ascoltando. Salutiamo anche Josué, che è lui che mi prima di venire, siccome io ormai ho un po' di Alzheimer, sì Josué Pellizzeri è il mio biografo. Cioè, è la mia memoria, di fatto, io devo sempre chiamare lui. È il tuo cervello, hai un hard disk, un hard disk esterno che è Josué. Taranto, che è Josué, lui sta là. Lo conosco bene anche perché ha collaborato con Dual Core, abbiamo fatto una rubrica per 2 anni insieme, quindi grande esperto. Bene che parlo di un esperto. Tra l'altro vi invito anche a comprare Decadence, il libro di Josué Pellizzeri, lì c'è scritto tutto. Ricordiamo, You Got Led Music, primo in Svizzera e Austria, quarta in Europa, secondo in Inghilterra, ottava in Italia. Move on Baby, prima in Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Europa, settima in Inghilterra, terza in Italia, partecipò addirittura al Festival Bar. Allora, se io dicessi Cappella, lo so, state sicuramente pensando a qualcosa di ecclesiastico, e invece no, sono al numero 1 in Inghilterra e pensate, sono qui al Festival Bar, Cappella! Fiorello presenta i Cappella con Move on Baby al Festival Bar. Tra l'altro tu hai fatto uscire anche un disco di Fiorello, Ho prodotto il suo album per la Five e penso fosse addirittura questo anno qui? Sì, quest'anno qui, credo. 1994? Sì, può essere, o forse il 95, se non era il 94 era il 95. Senti, come mai Cappella? Che significa Cappella? Beh, sai che all'inizio erano tutti prodotti da studio, no? Non c'era l'artista o il disc jockey, come poi la Media Record spingerà e farà diventare il disc jockey l'artista, no? Praticamente la rockstar. E io pensavo che dovessimo parlare al mondo un po' in forza di quello che era successo negli Stati Uniti con Pump Up the Volume e di conseguenza noi con Bauhaus, di dare al mondo il messaggio che c'era un rinascimento. E quindi da lì Cappella, pensando alla Cappella Sistina, giusto? Ovviamente pensando al Rinascimento italiano. Sei stato intellettuale anche lì, vedi che lo sei proprio, non è una finta, guarda. Ho cominciato facendo, altrimenti farei il disc jockey. Certo, tra l'altro poi me ne parlavi prima, guarda, certo. Cioè, apriamo un altro filone. Signori, allora noi dobbiamo andare in pubblicità, altrimenti qui non ci pagano, poi si spengono l'antenna e si spegne tutto. Dopo la pubblicità torniamo con We Need Freedom, Gli Antico, altro progetto di Bortolotti, e poi non solo c'erano i Cappella ma anche gli Anticappella, e ci ascoltiamo anche loro. Okay. Perfetto, A dopo. Perfetto, a fra poco! Dual Core. Scarica la app ufficiale gratuita di M2. Allora, qui ci sarebbe, sai cosa, da starci i mesi, perché poi di ogni cosa si apre un... A dire la verità non dovrebbe andare la musica, per dir tutto. Beh no, sarebbe noiosissimo. Già penso di essere noioso. No, continuiamo a pubblicare roba nostra, cioè parlare di roba nostra. Me poi, come ti ripeto, non dico che è una sofferenza, ma è veramente una cosa che non amo fare. Io addirittura non tengo nemmeno le fotografie vecchie dei miei figli sul telefonino. Non ti piace il passato? Non ci riesco a pensare al passato. Frequento mia moglie tutti i giorni e tutti i giorni posso dire... Mi sono rinnamorato di te perché non mi ricordo com'era ieri. Questa poi la registriamo e gliela mandiamo. Assolutamente! Magari ci sta guardando. Dice, ammazza che bello. Sì, perché veramente per me il passato è una cosa che non mi dà più emozione, capito? Certo, è logico che quando, come oggi, c'è una celebrazione o qualcuno per la strada mi racconta quello che ti potrei dire, addirittura di un pazzo tedesco che dice che gli ho salvato la vita, mi ha addirittura regalato dei soldi. Addirittura tassati. Questo lo dico per l'agenzia delle entrate, casomai. Mi ha addirittura mandato dei soldi, è diventato ingegnere e ha attribuito il merito a me, perché lui era perso con la droga e tutte queste cose. Ma la mia musica, diceva lui, perché adesso ormai sono tantissimi anni che non lo sento. Diceva lui, gli aveva salvato la vita perché aveva incontrato la sua ragazza in una discoteca ballando i miei dischi, da lì ha cambiato vita, ha iniziato a studiare, è diventato ingegnere e oggi
mi ha invitato al suo matrimonio. Ma pensa tu. Te lo giuro, mi ha fatto lui il regalo a me di matrimonio, mi ha regalato dei soldi che io ho cercato di restituirgli invano. Non li ha voluti. Non li ha voluti. Ha detto, non me ne riprendo, sai quello che fa così con le tasche. Soldi importanti, eh. Soldi importanti. Ma pensa tu, oh, che storie. Certo. Ma qual è stato il momento più bello, bello, quello figo proprio? Io credo verso il 2000, o no? Avevamo massacrato, anche lì Madonna, in Austria, Germania e Svizzera con Gigi D'Agostino. Se non ricordo male, erano 5 dischi di platino. L'Amor tu giuro. Del genere, con l'Amor tu giuro. E io ero presente con Gigi alla cerimonia di premiazione di questa televisione tedesca per la consegna dei dischi dell'anno. Cioè, tu pensa a Madonna e dici, ma chi cazzo è sto Gigi D'Agostino? Anche in Francia l'ho massacrata con Cappella. Sì, ah, quindi colpa tua. Ma sai, dici, la storia... Devi mandargli un messaggio. Sì, no, poi l'ho incontrata a Milano una volta quando era venuta agli MTV Awards, credo, non mi ricordo. E... Però anche in Francia era successo poi che era stata fatta una trasmissione su di me e sulla Media Records. Sì. E i francesi, che sai, sono un po' stronzi, no? Tornato, diciamocela, sì, proprio fuori dai denti. Sono un po' come Macron. Sì. Un po' stronzi. Cercarono di mettere in ridicolo la mia storia, cioè paragonandomi a Berlusconi, che ai tempi stava iniziando a fare rumore, no? Perché sì, stiamo parlando sempre del 94, quell'epoca lì, 95. È sceso in campo. E quindi, cercando di mettermi un po' in ridicolo da bravi socialisti quali sono, mi paragonarono un po' a Berlusconi. Allora vennero, mi fecero un film dove io andavo col mio elicottero, con la mia barca, super barca, che tra l'altro si chiamava Big Sur Noisemaker. Tra le altre barca cose, si chiamava, sì, Big Sur Noisemaker. Da lì le etichette. E... Ah cazzo, io credo che l'avessi chiamata dopo così. Eh no, La barca si chiamava Big Sur Noisemaker. La prima si chiamava Harbit. La seconda Big Sur Noisemaker. Cioè, quindi tutte le tue etichette sono pezzi, sì, di vita tuoi. Di... Vabbè, è ovvio che sia così, però non lo sapevo della barca, dai, è fighissimo la barca. E niente, in buona sostanza fecero questo documentario cercando di mettermi un po' in ridicolo. Nel documentario si vedevano le riprese che io avevo fatto per cercare la nuova cantante di Cappella, e nel corso di questa intervista il mio socio stupido ma simpaticissimo Nicola riprendeva le mammelle di questa qui, c'aveva due tette, cazzo, sembrava Pandora. Mentre io a lei chiedevo, ma quali sono le tue doti così, no? Ma io ero assolutamente... Parlavi di doti vocali. Io ero assolutamente inconsapevole, eravamo in qualche scuola nel nord dell'Inghilterra di danza, di canto, perché avevamo fatto tutto il giro d'Inghilterra per cercare la cantante, no? Per fare il casting. E mentre io gli chiedevo queste cose, lui mi inquadrava le tette. Quindi poi alla fine lui rideva come un pazzo, io ho capito cosa stava dicendo, ho detto, allora, ma le tette chi te le ha rifatte, no? E dice, no, non posso dirlo davanti alle telecamere, poi ci rivelerà. Ah sì? Questa cosa, non questa parte diciamo privata, ma questa cosa di io che chiedevo le tue doti canore, no? E mescolate con la ripresa delle sue tette e del fatto che Cappella lei non l'aveva cantato, ma era diventata artista di Cappella senza aver mai cantato niente. Sì, cioè front, come, esatto, un'immagine scatenò in Francia un'ossessione per Gianfranco Bordone. Per quello ti ha paragonato a Berlusconi, queste cose qui forse. Fu un disastro, cioè loro volevano sputtanarmi e invece mi fecero una promozione alla Madonna. Hai visto?
Anti Cappella dal 1994, prima 2 radice quadrata di 231, che mi ha appena detto Gianfranco Bortolotti che significa una cosa. Si può dire in radio, secondo te? Io penso di sì. Cioè, se lo guardi all'incontrario. Il Papa che abbiamo adesso, possiamo dire qualunque cosa. Esatto, possiamo dirlo. Significava Jesus all'incontrario, quindi Anti Cappella. In trasparenza, da dietro, se tu su un foglio scrivi 2 radice 231, da dietro leggi Jesus, ed era il simbolo dell'anticristo. Eh sì, anticristo, anticappella. Per noi Cappella era Cristo. Anticappella, anticristo, no, meraviglioso. Cioè c'era dell'intelligenza davvero quasi artificiale anche dietro i nomi. E prima ancora Antico con Winning Freedom, se hai acceso la radio solo adesso, ti è andata bene, ti è andata benissimo. Se ami la dance degli anni 90, con noi il mastodontico Gianfranco Bortolotti, Cappella, Antico, Anticappella, Gigi D'Agostino, Mauro Pigotto, è tutto tuo. Sei un po', adesso ti faccio incazzare, sei un po' il Berlusconi della musica dance. No, scherzo, perché abbiamo parlato adesso a microfoni spenti. Sì, no? Perché ci fu questo episodio fantastico che varrebbe la pena che venisse raccontato, perché fondamentalmente questi francesi di questa televisione importantissima, sì, che poi mandò il documentario su di me in prima serata il sabato sera alle 9, quindi ti lascio immaginare i milioni di ascoltatori, scatenarono tutte le ragazzine dei sedicenni, diciottenni, diciannovenni francesi e i loro genitori, soprattutto le mamme, a venire, sì, alla Media Records per cercare di ottenere da me un'audizione. Naturalmente, e adesso raccontiamo il retroscena. Sì, sì. Perché avevano le tette molto grosse, no? Perché andavano molto bene. Cioè, tu stavi cercando la cantante dei Cappella, è andato così. Spieghiamo proprio la situazione. Cercavi la cantante dei Cappella. Esatto. Ok. Eravamo in Inghilterra, a un tour nelle scuole di ballo, nelle scuole di canto, per fare il casting. Sì, e ti arriva, ti arriva. E mentre io intervistavo genuinamente una, sì, delle ragazze che pensavamo potesse essere papabile, in effetti poi sarà quella papabile, sì, il mio socio Nicola, abbastanza malato di scherzi, del resto era euforia, cioè, come ti ho detto, abbiamo vissuto in apnea dall'87 al 2004. Certo, momenti meravigliosi. In apnea proprio, senza pause, ci divertivamo a fare tutto, qualunque cosa era un divertimento assoluto. Inquadrava ste mammelle gigantesche di questa ragazza, ma chiunque voglia andare online a vedere mammelle. Ce l'ha tuttora, cioè, non è che non si sono appassite negli anni, no, sono rimaste su, dai, sono andate. E io gli chiedevo quali fossero le sue doti, insomma, vocali, no, non avevo detto vocali, dicevo solamente dimmi le tue doti, così. E il mio socio inquadrava le tette, chiaramente si scatenò il putiferio in questo programma, cioè tutte le ragazzine di Francia con un po' di mammelle vennero in Italia. Cioè, hai fatto una latteria, ti è arrivata una latteria alla Media Records. Ma mi credi che dovetti prendere i buttafuori? Perché io abitavo nell'albergo di fianco alla casa discografica, perché, come ti ho detto, lavoravo 24 ore al giorno. Dovetti prendere i buttafuori, perché arrivavano a centinaia di ragazze. Tutte con le tette grandi, tra l'altro. Tutte con delle grandi tette, molto carine, con le mamme. E qui spezzo una lancia a favore di tutti quelli che oggi, fino ad oggi, hanno parlato di Weinstein, lì della storia. Ah sì, della storia lì del sessismo e quant'altro. Con le mamme che le spingevano da me. Per, cioè, farmi vedere le loro qualità. Sì, sì, con le mamme che dicevano fai vedere ste tette, sbottonati. Fai toccare al produttore. C'era anche nella musica questa cosa, dai, c'è sempre stata, dai, lo fanno anche i maschi con le fanno. Vabbè, ma non parliamo, non polemizziamo su queste cose. Solo per riallacciarci a una, certo, parte, diciamo, certo, quotidiano, no? Ormai. Certo, certo. Senti, tra l'altro poi tu avevi un metodo infallibile in quegli anni. Ne hai parlato prima, lo hai accennato, perché il progetto Anti Cappella nasce dagli scarti dei Cappella. Quanti pezzi facevate al giorno? Tipo, su 200 ne facevi uscire 20 tu? No, un po' di più, 40. Diciamo 40. Diciamo che mediamente ne producevamo 200, sai, 16 studi sono tanti. Eh beh. Poi ne avevamo 4 anche in Inghilterra, come ho detto, quindi erano 20 in realtà gli studi. Scusami Gianfranco, voglio tirare una riga un attimo riportandoti a quando vendevi i dischi del tuo amico DJ. Adesso stiamo parlando, dopo un'ora di programma, a te che avevi 16 studi di registrazione più 4 in Inghilterra. Ragazzo, in meno di 10 anni eri già un colosso. In meno della di 10 anni, sì, sì. In meno di 10 anni. Sì, sì, la storia della Media Rec è durata 15 anni solo. Perché poi nel 2003, a cavallo tra il 2003 e il 2004, io vendo tutto. E quindi all'apice ero il numero 3 del mondo di tutti i tempi, tra le altre cose. Ecco, ricordiamo che Gianfranco è stato, puoi dirlo tu perché sono tutte cose certificate, non autobuy, non ha fatto autobuy. Non ho mai fatto autobuy. Mai fatto autobuy. Tu
eri il terzo editore più forte del mondo. Sei produttore. Produttore, perdonami. Sei il terzo produttore. Ero, più forte. Ero, ai tempi ero il terzo più forte del mondo in tutti i tempi. Oggi dicono che sono nella top 40, non so in che posizione. Con tutte sei. Però sono credo. 15 anni che non faccio dischi. Ma recuperi la First Planet, adesso c'è tempo. Quindi sostanzialmente tu su 200 dischi ne facevi uscire 40 e gli altri 160. Restavano lì a disposizione degli studi di registrazione, perché ovviamente dei produttori, dei disc jockey, dei musicisti, perché fondamentalmente c'erano idee dentro in questi dischi, magari il disco in sé non era riuscito bene. Certo. Però di fatto qualche idea poteva esserci dentro e quindi lo riascoltavano. Ripresa, come succede, come succederà poi diverse volte, e poi questa cosa mi permetteva anche di fare di selezionare i dischi più forti e passarli agli studi di registrazione più adatti per fare la produzione di questo pezzo. È questo che era quello che noi chiamavamo matching. Sei veramente un grande capo, perché solo un grande capo riesce a fare una roba del genere. Questo devi conoscere benissimo chi lavora con te. Questa è la ragione per cui tutti quelli che hanno fatto successo con me considera che io ho compiuto il mio 169esimo disco d'oro o platino la settimana scorsa. 169, non sono pochini. Però tutti quelli che con me hanno fatto dischi d'oro e di platino, senza di me non li hanno più fatti. Quindi qui apriamo poi. Né Agostino, né Mauro Picotto, né Mario Più. Ma per dire loro tre, perché sono i più grandi, i più famosi, ma nessuno degli altri ha più avuto l'occasione di fare questo risultato. Ovviamente non solo per merito mio, no? Certo, solo è un insieme di cose, ma assolutamente. La situazione, cioè la strategia che noi avevamo creato di produzione di soprattutto il controllo della qualità. Dietro un grande DJ c'è sempre un grande produttore, vedi? Ho riutilizzato la frase che si dice, no? Sì. Senti, apriamo il capitolo Picotto, senza parlarne adesso, esisteva già prima di Mauro Picotto un progetto che si chiamava RAF, certo. Ne parliamo tra poco, adesso noi andiamo direttamente su RAF by Picotto, ok? Quindi quando tu hai deciso di mettere il nome di Mauro Picotto, di affiancarlo al progetto RAF, sono due cose distinte, tra poco ne parliamo, ci ascoltiamo dei pezzi che insomma Baccarus Symphony, Ocean Whisper, Angel Symphony insieme a Gigi D'Agostino. Vai! Dual Core.
successi della dance su M2O. Spettacolo, Raff by Picotto, Buckaroo Symphony, Ocean Whisper e adesso Gigi D'Agostino insieme a Mauro Picotto con Angel Symphony. Anche loro arrivano dalla Media Records, la famosa etichetta creata dal mastodontico Gianfranco Bortolotti, qui di fianco a me, puntata speciale della storia della dance. E qui insomma, qui apriamo il capitolo DJ. Quando hai cominciato ad intuire che il DJ sarebbe diventato una superstar? Diverso tempo fa. Sì, ancora nel 91. Anzi, a dire la verità, l'ho pensato la prima volta quando ho incontrato Pampa de Valio. Sì. Che era fatto da tre disc jockey famosissimi, no? CJ McIntosh. Che insieme si chiamavano Mars. Ancora però non avevano messo il nome nei Non disc. Avevano ancora messo il nome, ma io già lo sapevo questo perché ovviamente certo. Ero andato a raggiungerli, a trovarli, a parlarci e quant'altro. Certo. E non posso raccontare tutto se non è una storia. No, beh, te l'ho detto che devi venire una volta a settimana, ma vieni, io ti ospito, chiaro. E dicevo, quindi immaginai già nel 91 che i disc jockey avrebbero potuto diventare delle rockstar, come poi di fatto oggi sono. E nel 91 feci la Heartbeat con i primi grandi disc jockey house italiani. Vuoi ricordare, Duna? C'era Coccoluto. Coccoluto, Ralph, Luca Colombo, Gemolotto. Poi avevamo Steve Mantovani, il suo compare di cui adesso mi scappa il nome. Insomma, eravamo... Cazzo, anche quelli hai creato tu. Tutto, cioè, house, techno, commerciale, tutto. Il primo disco di Coccoluto, You and I, l'ho pubblicato io con Heartbeat -001. Il primo disco di Ralph, ma così come anche, senza andare all'house, il primo disco di Albertino. Certo, certo. Che è un tuo cugino, no? Sì, questo. Sì, sì, il mio cugino, sì, sì. Tuo sì. Cugino. E i disc jockey in generale, Molella, Fargetta, quelli delle radio, ovviamente si venivano da noi, cioè perché eravamo l'etichetta di riferimento, insomma, per quanto riguarda la musica che loro stessi suonavano nelle radio o in discoteca. Vi rendete conto che questa qui è la puntata più importante dell'anno per me? Perché, cazzo, abbiamo perché di fronte tutto. abbiamo di fronte tutto, e questa è la cosa meravigliosa. Perdonami, io ti faccio i complimenti, ma non ho secondi fini, cioè non te lo faccio per leccarti, per il lecchino. Te lo faccio perché, cazzo, mi rendo conto che sono davanti a un colosso. Mi rendo conto che Gigi D'Agostino oppure Mauro Picotto, quando è arrivato con lo zainetto alla Media Records, che tu mi hai detto era vestito anche male, non gli avevi dato una lira. No, ma hai fatto venire da ridere. Era proprio cattivo gusto, cioè, ragazzi. È torinese, di provincia, neanche di Tori Cavour. Di Cavour, cioè, davvero, di Cavour. Sì, con le sue scarpine da ginnastica, lo zainetto, la golf azzurro metallizzata, tutte scelte che io non avrei mai fatto. E questo praticamente, questo Mauro Picotto arriva, ti bussa e dice: scusate, io so fare i dischi, posso venire con voi? Esatto, più o meno la storia è nata così. E io l'ho accolto nella Media Records e poi piano piano gli ho cercato di trasferire tutto quello che io sapevo, conoscevo, tutto quello che faceva parte del mio mondo. La differenza fondamentale fra me e Picotto è che lui faceva il disc jockey e voleva diventare un disc jockey. Io forse avrei voluto anche essere un disc jockey, ma come ti ho già detto, e non, spero di non offendere nessuno dicendo che ai tempi, siccome mi dicevano tutti che ero un intellettuale, ho cercato la carriera da intellettuale. Certo. Che negava
la carriera da disc jockey ai tempi. Oggi no, perché oggi possiamo dire che c'è Moby, possiamo dire che c'è. Ma scusa, ma tu tornassi indietro, che faresti il disc jockey adesso? Tornassi indietro, sì. E mica con 160 i, tanto che David Guetta, te lo mangiavi? Altro che se me lo mangiavo. Ma pensa, non lo sapevo di questa cosa. Certo, io praticamente dovevo scegliere se fare l'imprenditore, diciamo, con le strategie da imprenditore, casa discografica che diventa la più bella, la più grande del mondo, o se fare il disc jockey. Ricordiamo una cosa importante, stiamo parlando di colossi della musica. È una confessione che non ha mai fatto nessuno questa. Quindi mi ritengo fortunato. È la prima volta che io ammetto pubblicamente che avrei potuto e mi sarebbe anche piaciuto fare il DJ, ma che non me lo sono mai permesso per vergogna. Però c'è sempre tempo, Gianfranco. Beh, adesso sono un po'. Ogni tanto me lo chiedono di fare le serate, sai? Anche l'anno scorso mi hanno scritto. No, che l'anno scorso, quest'anno ero già nel 2018. Io. Sì, perché sei troppo avanti. E quella è un'indole tua. Che mi sei hanno avanti. Chiesto di firmare per 10 serate in giro per il mondo, ma non è. Cioè, ormai sono troppo vecchio per fare quella vita. Vabbè, giustamente, avrai anche tu le balle piene. Un po' sì, no, poi la famiglia, come ho detto. Certo. Dedicarmi a loro prima di tutto. Ricordiamo una cosa importante, signori: Mauro Picotto, Gigi D'Agostino e Mario Più sono tre capostipiti della dance italiana che hanno lavorato con Gianfranco Bortolotti. Sappiate, a buon intenditor, poche parole, lo dico io, cerco di dirla bene: ogni progetto che hanno fatto Picotto, Mario Più, Gigi D'Agostino, i Cappella, ogni progetto era progetto di un team che lavorava alla Media Records, ok? Da soli non si va da nessuna parte, però il Gigi, il Mauro Picotto che noi conosciamo, quello di Comodo, il Gigi, quello di L'Amor Toujours, è nato da un incontro di menti e da quello che avevi creato tu alla Media Records. Basta andare online, adesso tutto pubblico, no? Basta vedere prima di Media Records Gigi D'Agostino, Mauro Picotto, piuttosto che altri cosa facevano, dopo la Media Records, come nel caso di Gigi D'Agostino, dopo Bortolotti e dopo la Media Records. Sì. La storia di Gigi è diversa da quella degli altri, mentre gli altri, finito Bortolotti, finita la Media Records, Gigi invece continuò ancora 5-6 anni con la Media Records. Noi gli trasferimmo tutte le nostre, gli studi di registrazione, tutto quello. Tra poco ne parliamo, sia di Picotto che di Gigi D'Agostino, e tu hai sempre detto nelle interviste era un fenomeno, cazzo, si vedeva. Lui si chiudeva in studio, aveva tutto il suo mondo. Lui davvero se lo faceva le voyage. Cioè, era perennemente in viaggio. Lui era diverso. Era diverso, vero? Era diverso. È il più bravo che hai avuto, Gigi D'Agostino, nei tuoi studi. Allora, come personalità, come il più bravo non è stato lui. Lui è stato quello che ha fatto la crescita più grande negli anni che mi ha frequentato. Certo, grazie a me o grazie alle sue. No, anche grazie a lui. Certo. Come con prima non volevamo dire che loro hanno fatto una mazza, ci mancherebbe altro. Grazie alla media, agli strumenti che gli davamo, grazie al sottoscritto, lui è stato sicuramente quello che è cresciuto. Grande. Tra poco ne parliamo di Picotto e Gigi D'Ag. Dopo la pubblicità torniamo con Tripletta Mauro Picotto, Iguana Lizard Comodo. Cittadini, ci siete? Buonasera Mario. Ciao Mario. Ciao Mario. Tu? Ciao Mario. E poi? Ciao Mario. Ciao Mario. Chi manca all'appello? Scusa, sta ancora di cazzo che volta perché fuori onda è più figo. Fa più interessante forse il fuori onda che. Questi vogliono sapere. Fuori onda, perché loro vorranno sapere se Mauro Picotto è bravo o no. Se Gigi D'Agostino è bravo o no. Vabbè, diciamo che poi è un tutt'uno di... È una storia, non sono fotografie, è proprio un film, è un percorso nel quale ci sono stati, nei quali bisogna scindere l'uomo dall'artista. Nel caso di Gigi D'Agostino, uomo un po' basso, cioè di livello, di spessore, di moralità, insomma un po' sotto i piedi, grandissimo artista, grandissimo disc jockey. Nel caso di Mauro Picotto, magari un po' meno basso, un po' meno sporco, un po' meno stratega di Gigi D'Agostino, però anche un po' meno dotato dal punto di vista artistico. Capito? Cioè, ci stanno sentendo. Non ho nessun problema. Figurati. Cerco di essere il più obiettivo possibile, perché mi verrebbe facilissimo dicendo andate a vedere le date dei loro risultati, guardate con chi li hanno fatti e andate a vedere dopo che cosa hanno fatto. Perché nel caso di Gigi, per esempio, si è risvegliata di nuovo la sua fama e addirittura sono partiti gli anni 90 in Italia grazie a Zecco e Torres, che ho di nuovo pubblicato io. Cioè, peraltro,
in combutta con Gigi, nel senso che abbiamo insieme abbiamo discusso sempre tutte le strategie per portare a casa Zecco e Torres in Italia, per cercare di mantenere italiano il successo. Questo praticamente tu l'avevi sentito in Spinning? No, questo me l'aveva segnalato qualcuno, perché l'aveva suonato Tiesto a un che tra l'altro Zecco e Torres sono lanciati da però io avevo concertato tutto insieme a Gigi, quindi, cioè, nel senso, perché magari uno pensa che siccome Gigi adesso fa finta di non conoscermi, ma perché, come ti ho detto, sono solo i cani sono ammalati di riconoscenza, gli altri sono tutti, stanno ancora cercando di vincere questo complesso di Edipo che li vuole a tutti i costi, voglio vedere me morto, no? Perché è quasi come se la loro affermazione dipenda dalla mia morte. Cioè, vabbè, quello ci sono, nel lavoro ce n'è, no? Sì, poi ci sono. No, dico, nei lavori tutti i lavori, adesso non solo quegli artistici. Beh, no? Quegli artistici di più, perché è molto più difficile, no? Poi è molto più difficile andare a dire questa idea è mia, questa idea è tua, frazionare in micro parti un prodotto. Perché uno dice chi è che ha messo Everybody in the Place o cose di questo genere in quel pezzo lì, cioè forse nemmeno io riesco a ricordarmi dove sono andato a prendere quel campione, o magari me l'ha suggerito un disc jockey che passava di lì in quel momento. Però scusa, no? Solo nella dance ci ingrippiamo con sta cazzata che quello l'ha fatto lui, però quello non l'ha fatto. Cioè Madonna nella sua carriera aveva già il prodotto pronto ed lei era Madonna, cioè andava, no? Non credo che tu ce l'abbia con i Ghost. No, io non ce l'ho con nessuno. Io sono il ghost di Picotto, Gigi D'Agostino, di tutti. Io sono stato il ghost di tutti, perché le idee spesso e volentieri partivano da me. La storia di Commodo, se vuoi, poi la sveliamo. La diciamo adesso. Non la dire niente, che la teniamo anche per la radio. Vabbè, facciamo sentire Iguana, dai, facciamo sentire la tripletta. Successi della dance su M2O.
negli studi della Media Records e qui il nostro Vale S, insomma, si è sbizzarrito con gli effetti, voleva stupirci con effetti speciali. Iguana, Lizard, Komodo, puntata speciale della storia della dance. C'è il patron della Big Sur, della Media Records, colui che ha scoperto Mauro Picotto, ci ha raccontato di quando è arrivato col suo zainetto a Brescia, no? A Brescia. Arriva magari lì, qualcuno zainetto. Ha pensato che fosse Fabio Volo dall'accento. È vero, altro eroe della Media Records, anche lui ha cominciato da noi. C'era anche Fabio Volo. Certo. Che cazzo, ma tu sei il Cecchetto, tu sei come Claudio Cecchetto. Io gliel'ho portato Cecchetto. No, ma allora, Radio DJ passava un disco che noi avevamo fatto per lui, perché era venuto in qualità di cantante. Sì. Che si intitolava Adesso Volo, e adesso volo sempre più in alto. Da lì il nome Fabio Volo invece che Fabio Bonetti, che è il suo nome. Senti Gianfranco, allora dobbiamo organizzarci. Quando puoi venire a Roma? Quando vuoi. Quando. Ok, una volta a settimana. Dai. Martinelli, tu ce l'abbiamo, insomma, siamo con le ospitate, spazio ce n'è, se intanto decidiamo noi chi se ne frega. Senti Gianfranco, allora, Komodo è stato un disco per Mauro Picotto fondamentale nella sua carriera, non solo Komodo, anche... È stato il disco fondamentale. È stato il disco. Anche se l'hanno chiamato Lizard Man, probabilmente perché suonava meglio. Sì. Però è Komodo quello che l'ha veramente proiettato in alto. Qui stiamo parlando dell'epoca in cui ti è giunta in testa quell'idea di rallentare e poi ripartire con la cassa. Da dove arriva? Dal Super Club? Dal Big Sur Super Club? No. L'idea della pausa viene da Lil Lewis. French Kiss. Cazzo. Quindi stiamo parlando del 91. Sì. 90-91. Sì. Poi ripresa copiando un po' l'idea di Praga Khan, che era una licenza che avevamo preso noi per l'Italia, da DJ Professor, Zappalà e tanti altri pezzi che avevamo pubblicato. Sì. Se vogliamo proprio andare indietro, io ce l'avevo già in mente quando feci Deborah Aslam, stiamo parlando degli anni 80, questo, 86 forse. Feci un minuto di rullanti che suonavano come i tamburi africani nel mezzo di un pezzo semitecno degli anni 80. Sì. Cioè, sì. Che era cosa. Ho sempre avuto questa cosa della pausa centrale. E Komodo, il periodo di Komodo era ingrippato con Enya, tutta quella musica, si può dire celtica. Celtica, sì, avevo fatto la mia casa, perché sai che poi io farò la carriera d'architetto anche. Ho fatto la mia casa tutta nera con le candele, con le cornici vuote storte d'argento su fondo nero. E suonavo questa musica, no? Perché cercavo un po' di impressionare anche il mio ospite. Eh certo, ho capito. Meno male che in radio non si vede. Senti, però, ti dico una cosa. Quel periodo eri ingrippato e hai avuto, come dire, l'idea di mettere Deep Forest, Sweet Lullaby, in mezzo a Komodo di Picotto. Eh sì, l'abbiamo avuto la sera dell'inaugurazione del Big Sur Super Club. Salutiamo tutti quelli che andavano al Big Sur Super Club, famoso, certo. Club di Brescia, di giusto? Brescia, era proprio a Brescia. Arezzato, Brescia. Dove suonavano tutti, Mario Più, tutti. Picotto, tutta era la media. Big Sur Super Club, quindi suonavano tutti i discogli da Big Sur e qualche ospite. E qui io vidi i ragazzini che aspettavano con ansia i loro DJ preferiti, no? Alcuni anche un po' già calati, insomma, sai, no, l'atmosfera pre-techno. Sì. E quindi chiesi al mio disc jockey alias DJ Pierre, ma sì, non DJ Pierre americano, DJ Pierre italiano, sì, quello che fu anche strategico nella produzione di Cappella, perché devo dirti che You Got to Let the Music di Cappella fu pubblicato prima come You Got to Let the Music dalla Aries, che era un'etichetta che io rilevai fallita, per cui ereditai il catalogo, trovai questo disco, lo mixai nei miei studi e poi l'hai ripubblicato sotto la mano. Mazza che gira. Quindi stiamo parlando di Big Sur Super Club. Scusami se torno indietro, sì, per soffermarmi su Komodo. C'erano i ragazzi che volevano sentire la musica techno e Gianfranco diceva al DJ: aspetta cazzo, non partire con la cassa, e sotto mettevano queste cose qui poi c'erano anche del disco di Picotto. Questi sono i Deep Forest. No, in realtà all'inizio pubblicammo così, poi la richiesta di questo disco fu talmente importante che ci chiesero di ricantarlo, perché i Deep Forest non ci avrebbero mai dato il permesso di pubblicarlo. E poi quindi la parte è ricantata. Lo ricantai nei nostri studi inglesi
con delle coriste inglesi e lo portai in Italia e lo mettemmo sul pezzo di Picotto. Mamma mia, che storia. Questa era proprio una mia idea, sia del momento in cui è nata, ma in generale dal 1985 la te la portavi fissa della pausa nel pezzo. Che bello, io ti immagino a casa te in ciabatte con le candele profumate ad ascoltarti Deep Forest. Eh sì. E sai cazzo, mi è venuta un'idea. E a Celtic Legacy potrei dirteli tutti, perché che bello. Io ero preparato in questa cosa. Era la mia cultura del momento musicale. Tu sei preparato un po' in tutto, mi pare di capire. Mi piace leggere. Assolutamente. Signori, arriviamo a lui, so che tanti aspettano questo momento perché insomma è tuttora il numero uno dei DJ in Italia. Gigi D'Agostino, anche lui sotto l'etichetta di Gianfranco Bortolotti, un sacco di idee avete avuto insieme, una carriera fantastica che continua tuttora. Ci ascoltiamo e poi ne parliamo. L'Amour Toujours, The Riddle, Elisir, La Passione, Passion, che dir si voglia, e bla bla bla. Dual Core su M2O. Yeah.
Bla bla bla, la passione, Elisir, The Riddle, L'Amour Toujours, brani creati insieme a Gianfranco Bortolotti, puntata speciale della storia della dance. Ce l'abbiamo qui il patron. Come l'hai conosciuto Gigi D'Agostino? Te ne ha parlato Mauro Picotto. Me ne ha parlato Mauro Picotto, mi ha detto che c'era questa serata alle Voyage a Torino. Che andava molto bene, io l'ho vissuta da ragazzino, pensa, all'Ultimo Impero c'era questo. Certo, perché tu sei piemontese. Eh sì, c'era questo che metteva i dischi con la coppola, aveva ancora i capelli lunghi. Solo da qua in giù. Sì, esatto, che gli partivano da metà testa. E suonava già questa musica straordinaria. Sì. E poi com'è andata? No, questa non la suonava ancora. Lui suonava le cose di Le Voyage, che erano un pochino più progressi. Sì. Sì. E Picotto me ne parla, io lo incontro, vado a vedere una serata di Le Voyage, devo dire, tra le altre cose, abbastanza impressionante, perché la vera serata da disc jockey di cui si parla oggi. Certo, ma se certo. Torniamo ai tempi nel 94, era veramente avanti. Gli faccio le mie proposte e lui dice che stava lavorando già con il povero Lombardoni, che oggi abbiamo citato 5 volte. Sì, sì. Ma è un carissimo amico, è un genio, per cui io lo cito volentieri. E dicevo, e mi chiede delle rassicurazioni, più che altro, la possibilità di lavorare un po' a modo suo, con i suoi tempi. Sì, perché lui, tu mi dicevi che era molto solito, era diverso. Cosa intendi con era diverso? Diverso, era uno che creava dei nuovi percorsi all'interno di un'azienda. Sarebbe stato quello che gli antropologi definirebbero una sottocultura. Sì. Cioè lui costruiva un suo gruppo, una sua energia, un suo modo di vivere l'azienda, il suo studio di registrazione, a modo suo, diverso da quelle che erano le direttive generali. Quindi lì potevo chiudere e lui se ne sarebbe probabilmente andato, o lasciargli campo libero, e lui invece ci ha dato dei risultati grossissimi. L'unico problema che abbiamo avuto con Picotto, che viceversa invece era uno che molto più marziale, cioè che prendeva la lettera quello che gli dicevo, no? Sì. Lo interpretava anche piuttosto bene, devo dire, ma si scontrava con Gigi. Infatti poi hai diviso le etichette. Ho dovuto tirare su un muro fisicamente all'interno. Noi avevamo 2000 metri quadrati di studio di registrazione, era un percorso, sì. Avevamo le scuole che venivano a farci visita come gli studios di Los Angeles. Cazzo, che tutte le settimane, due pullman
venivano di ragazzi, venivano a visitarci da tutte le scuole. E tu, scusa, mi hai dovuto tirare i nostri PR, tra cui Sada, Riccardo. Ah, Riccardo, salutiamo, citato, certo, certo, salutiamo. Salutiamo anche, tra l'altro, a proposito di Fabio Volo, che ci stava ascoltando, certo, ha salutato Fabio, Gianfranco, tutti, e tutti quelli che hanno lavorato con Bortolotti. Non li diciamo tutti, perché sennò qui alle 7:30... Sì, siamo ancora qua. Esatto, capito, dai. Però dicevo... Hai dovuto alzare un muro. Ho dovuto alzare fisicamente un muro, perché tra Mauro e Gigi furono scintille, insomma, per molti anni. Io cercavo di mediare nel mezzo. E per quello Media Records, vedi? Mediavi. Scusa la cazzata. Sì, è un bel nome. È un bel nome. Sì, sì, sì. Cito un amico che oggi mi ha mandato una frase in latino. Sì? No, faccio il verso dicendogli che. Perché l'ho massacrato dicendogli che l'avrei preso come insegnante di latino invece che come socio finanziatore. Ah, ho capito, ho capito. Ho capito. Quindi. Dicevo, dovete tirar su proprio fisicamente, costruire fisicamente un muro. Noi a Brescia diciamo tirar su, perché siamo di Brescia, appunto, sì. Nati muratori, abbiamo costruito Milano, siamo orgogliosi di certo, questo. Certo, certo. I fondatori di Milano, i bergamaschi, con la cassola, e dicevo, io dovetti mediare praticamente quasi tutta la vita. Hai dovuto stare un po' tra Picotto e Gigi D'Agostino, sì, sempre un po' di qua, un po' di là. Sempre un po' di qua, un po' di là. Diciamo che Gigi era più solitario, le produzioni se le faceva da sé, io ero il suo semaforo, o ero la sua ciambella di salvataggio, o ero la sua sicurezza, o ero semplicemente il suo amico, lo metteva nello stato d'animo ideale. Sì. Viceversa, Mauro Picotto invece era molto più dipendente. Aziendalista, era più aziendalista, e Gigi era più artista. Dipendente da idee. Certo. Gigi le produceva di più. Sì, sì, Gigi era più artistoide. Se vogliamo mettere sul piano del talento, era meglio Gigi. Se vogliamo metterla sul piano della carriera, forse era un po' di più Picotto. Sì, 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 ho capito. Allora, attenzione, dobbiamo andare in pubblicità. Torniamo con un altro grande, un'altra tua scoperta, Mario Piperno. Mario. Mario più, signori. Mario. Rientriamo con una tripletta. Grandissimo in tutti i sensi, perché grande, sì. Più grande che di me. Eh sì, lui è un mangiacaciucco a tradimento. Dedicated Mass Experience, Techno Harmony e Communication. A fra poco, vai! Sì, rimetto il fuori onda. Cos'è questa cosa? Eh no, praticamente questo è lo studio di Milano, abbiamo lo studio anche. Dimmi, chiudiamo con Mario Più, dura tanto Mario Più? Senti... Beh, parliamo un po' di sopra Mario Più, parliamo... Parliamo un po' sopra Mario Più, dai. Future Noise. Qua dobbiamo parlare di Future Noise, qua dobbiamo parlare di Future Noise. E quindi lascialo tutto. Sì, togli tutto. Cosa ti volevo chiedere? Sì, Gigi, io ho letto un'intervista di uno che curava i programmi Rai, forse di un direttore della Rai, non vorrei dire cazzate però, che parlava, come tu parli di Gigi, parlava di Fiorello, dicendo a lui devi farlo sguazzare nel suo parco giochi, perché è solo così che ti crea rende il massimo. Crea una sottocultura di successo. Perché ha fascino da leadership, no? È leadership. E quindi tu praticamente da una parte avevi il muro diviso in due, da una diciamo parte c'era Picotto. Diciamo che c'erano regole differenti ed era difficile permettere a uno di capire perché gli uni avevano delle regole e gli altri ne avevano delle altre. O forse era più difficile far capire agli uni che Gigi aveva delle regole particolari. Quindi rischiavi di creare figli e figliastri, certo. Perché da chi era da una parte diceva come cazzo è che di là... Però di qua mi ci mettevo di più io. Cioè il mio peso... Non fisico, ma c'è comunque. Di personaggio. Il mio peso come produttore, come proprietario anche dell'azienda, come animatore, diciamo, del gioco. E diciamo era sbilanciato dalla parte di Mario Più, anche, ma di Mauro Picotto e di tutti gli altri da Big Ser, per cercare di dargli quello che da una parte gli toglievo, perché gli lasciavo più spazio a Gigi. Non è che gli lasciassi più spazio in termini di dimensioni, lasciavo più spazio in termini di abitudini. Abitudini diverse. Sì, sì, certo, certo. Lavorava di più la notte che di giorno, seguiva meno le regole, era più indipendente, insomma. E poi scusa, quando tu ti ricordi quando è stato il primo pezzo che Gigi ti ha portato, che tu hai detto minchia qua facciamo la botta, bla bla bla, forse mi hai detto. Ma lui ti è arrivato già con bla bla bla?
Sì. Cioè era già così bla bla. Non era ancora mixato, però era già così. Cioè, quindi aveva preso Dancer di Gino Socio e quel cazzo di campione, sì, del Stretch. Abbiamo discusso un po' su un po' di cose, la stesura, queste cose, però diciamo che il 95% era fatto. Gigi era così. Lui ti consegnava un po', diceva Gianfranco, ti piace? Lui si aspettava un po' la sicurezza del mio commento. Ed è sempre stato così. Tant'è che quando poi io lo lasciai, non è che all'improvviso diventò stupido, ma i suoi risultati si abbassarono clamorosamente. E non erano giustificati, come dice lui, da una malattia o da altri problemi, semplicemente dal fatto che gli mancava quel supporto psicologico, probabilmente, che gli auguro di aver ritrovato oggi. Perché adesso so che sta uscendo con la nuova compilation, peraltro. Non con la tua etichetta. Non con la mia etichetta, ma io ho lavorato quasi un anno per questa cosa. E lui un po' da... Ti ha deluso un po', dai. Ecco, dai, perché dovrei usare una parola che è troppo grossa, se la meriterebbe, a lui l'ho detta. E mi ha tradito proprio, non penso casualmente, proprio con un'etichetta, competitor mia e quant'altro. Gli auguro che quell'altro a cui porterà questo disco sia in grado di dargli la stessa sicurezza, perché in questo momento dipende tutto da lui. Se fa successo mi smentirà le mie parole quando io dico ero determinante. Scusami, cosa avevate in mente? Non voglio anticipare i prodotti degli altri, ma cosa avevate in mente? Tipo una compilation, che un album nuovo? Era complesso, c'era di mezzo un libro, perché so che Mondadori aveva chiesto di pubblicare un libro. A proposito, facciamogli gli auguri che compie 50 anni la settimana prossima. Ah, è vero, cazzo, Gigi compie 50 anni. Dicembre, il 17 di dicembre. 17 dicembre. Lui non si ricorda la mia data di nascita. Questa è la differenza tra il papà e il figlio di solito. Anche se siamo quasi coetanei. E, dicevo, avevamo pensato di lavorare sulle cose in cui lui era molto forte adesso. Il suo canale YouTube, il suo libro per i suoi 30 anni di musica. Ma a livello di musica è un greatest hits o c'erano dei pezzi nuovi? Ma per quello che posso dirti, erano alcuni pezzi nuovi che lui già suona nelle sue serate e alcuni rifatti dei pezzi vecchi. Ok, quindi refresh. A lui non è mai andata giù la storia che i pezzi erano di proprietà della Media Records, sia editorialmente che discograficamente, ma semplicemente perché è un po' da, tra virgolette, ignorante di questo mestiere. Non capiva che il produttore è colui che mette le risorse per creare una cosa, e quindi gli studi di registrazione, la promozione, il musicista, tutto quello che in qualche modo lo circondava, certo. Il sottoscritto stesso, la struttura, e di conseguenza è quella il proprietario del master. Entriamo subito, così parliamo a First Planet. Spettacolo, Mario più Techno Harmony, Mass Experience Dedicated. Gianfranco, è volato il tempo. Eh sì, dobbiamo parlare ancora di Future Noise, che... Dobbiamo parlare della tua nuova creatura e dedichiamo questi ultimi minuti solo a questo, perché Bortolotti, poi sei tornato alla grande tu a rifare la dance. Vuoi spiegare cosa stai facendo in questo momento? Poi ci vorrà una puntata anche solo per quello, vai. Sì, sarebbe opportuno, perché è una cosa piuttosto importante, soprattutto per tutti questi che ti scrivono. Le giovani generazioni. Di cui molti li conosco, altri no, ma sono tutti potenzialmente o wannabe star o disc jockey o apprendisti disc jockey o desiderosi di diventare disc jockey. Allora attenzione, ragazzi, mondo... che state ascoltando, che volete fare questa professione, sentite Gianfranco cosa da dirvi, che lui ne sa qualcosa. Nel 1999 il mondo è cambiato. Sì. È arrivato Napster. Il peer-to-peer, lo scambio file, che inutilmente per tantissimi anni si è cercato di regolamentare. Sì. Ed è, cioè, ormai è risaputo che non ci si è riusciti, insomma, a regolamentarlo. I proventi diciamo della parte digitale, del recording dei dischi prodotti, sì, ormai è prossimo a zero. Ovviamente i proventi delle edizioni musicali sono quasi a zero anche quelli, perché se un disco non fa successo, non viene pubblicato, chiaramente anche il diritto d'autore, certo, muore tutto, muore tutto. L'unica cosa che funziona oggi è il management. Sì. Il management, però,
essendocene pochi con grandissimi artisti, perché il management è fortemente legato alla classifica DJ Mag, sì, mette delle barriere altissime per entrare. Cioè dice, prima ho Carl Cox oppure ho Tiesto. Sì, sì, non è accessibile facilmente a tutti. I miei 7-8 disgiochi che ho scoperto che seguono Tiesto, e poi forse, se ti va bene, c'è Bortolotti. Sì. Qual è il problema? Che se tu vai a fare un Tomorrowland, ti mettono magari anche gli organizzatori del Tomorrowland, ti danno una console, ma te la danno alle 2 del pomeriggio nel posto più sfigato. Sì, dove non c'è il cazzo di nessuno, cazzo devono di ancora nessuno, entrare. E suoni per 4 ubriachi della sera prima di Tiesto. Che si sono sdraiati. Che comunque per la maggior parte dei giochi fa curriculum. Certo, poi dice, se lo rivendono. Se lo rivendono. E quindi scusa, la tua creazione arriva da questa cosa. Di cosa ti stai occupando? Se ti metto fretta, perché abbiamo già sforato. I disc jockey non sono più capaci, non sanno più che percorso fare per crescere e diventare disc jockey. Sì. Quindi come gestirsi la promozione, il marchio, il video, le strategie di promozione, le web publishing company, le web PR company, la promo company, la promo push, tutte queste parole inglesi importate. E io ho creato una piattaforma nella quale il disc jockey carica il suo disco e lì, insieme a un'intelligenza artificiale che vorrebbe essere la mia copia, sì, solo che è giapponese a 16 anni, è molto più bella. Sì. E lo accompagniamo in un percorso quasi accademico per diventare un produttore professionista e probabilmente anche un produttore di film. Cazzo, è bellissimo. Come si fa a cercarlo? Oggi non c'è ancora, andrà in onda la beta, diciamo, a marzo, è però già in onda l'etichetta digitale con la quale uno può cominciare a fare confidenza con il nostro mondo. www.firstplanet.dance, sì, carica il suo pezzo, l'intelligenza artificiale e gli A&R a cui lei spedisce le cose fanno la valutazione del pezzo, lo portano sull'etichetta e automaticamente scattano le promozioni a seconda del livello di etichetta che gli diamo. Soprattutto First Planet, che figo, bellissimo. Entrata, diciamo base, poi abbiamo l'Academy, abbiamo il Pro e così via. Sì, sì. In futuro invece l'intelligenza artificiale gli aiuterà a crescere, cosa migliorare nel loro pezzo, dove fare la promozione, quanta promozione fare, come fare il video. Praticamente avrà un Bortolotti attaccato ai maroni. Ai maroni, però molto bella. Certo. Però molto bella, che gli spiegherà tutto. Grande. www.firstplanet.dance. Gianfranco, promettimi che torni. Torno. Prometti, quindi l'hai promesso qui davanti a tutti pubblicamente. Noi vi ringraziamo future anche noise. È Future Noise. Future Noise è Future la nuova Noise. Etichetta di Lento e Violento. Oh, vedi che tutto torna. Quindi andate sulla pagina di Gianfranco Bortolotti, pagina Media Records. Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a Luca Martinelli, chiediamo scusa a Mariolina. Abbiamo sforato di quasi 3 minuti, ci ammazzerà. Grazie a Gianfranco Bortolotti. Grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao.